Diciannovesima edizione di Sport e Solidarietà e anche quest'anno andrà alla grande. Sì, è proprio così. Ogni anno ormai questo è diventato un appuntamento importantissimo, eh, sposato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e anche l'Associazione e Solidarietà. Insieme siamo riusciti a, a mettere su questo torneo che ormai è da 19 anni è un appuntamento fisso eh, dove un po' le squadre degli ordini professionali e di tutte le eh, forze dell'ordine si cimentano in quello che è lo sport più bello al mondo che è il gioco del calcio. Ecco, quante squadre parteciperanno? Sono 12 squadre. Quest'anno c'è una integrazione pura perché l'abbiamo fatto anche l'anno scorso con gli Sprar in un torneo separato. Adesso un'integrazione pure Giocheranno anche eh, due squadre dello Sprar contro questi, eh, queste 12 squadre complessivamente. Eh, il torneo eh, ha la durata di circa due mesi. Iniziamo la settimana prossima e finirà eh, il secondo sabato di maggio. Eh, le gare saranno circa 40 e saranno tutte dirette da arbitri ufficiali, e quindi è un torneo all'insegna della solidarietà in primis e della legalità. Siamo qui perché partecipiamo con dei nostri ragazzi a questo torneo. È la dimostrazione che Crotone sa sia accogliere e sa sia fare sport affiancando vicino la parola solidarietà. Per noi è un grande orgoglio perché ci permette di far conoscere eh, questa realtà ai nostri ragazzi in un momento in cui eh, dilagano degli stereotipi anche xenofobi. Eh, abbiamo l'occasione di dimostrare come eh, questi ragazzi siano eh, non dei semplici utenti come eh, sono poi definiti sulle carte e sui documenti, ma hanno un grande valore umano e lo sport è un mezzo importantissimo proprio per, perché ci permette di mettere in campo questi valori. Quindi i nostri ragazzi eh, si faranno conoscere e sicuramente basterà incrociare uno sguardo per eh, capire quanto valgono. E anche un momento di integrazione? Sì, è un momento soprattutto di interazione, nel senso che... Eh, la, no, la cultura allo sport che fanno le cooperative è quello eh, di dimostrare che eh, si, si deve rispettare l'altro, si deve rispettare l'altra cultura, eh, non è necessario che uno diventi come l'altro, ma eh, che ognuno oh, rispetti tra virgolette, il diverso, lo conosca eh, nel rispetto degli altri, però mantenendo la propria identità.